Innanzitutto ho imparato lo spirito dell'accoglienza, come si accolgono le persone. Forse l'ha già detto il mio amico prima, siamo stati noi missionati da loro, cioè loro hanno fatto una missione nei nostri confronti grossa di accoglienza. Abbiamo provato a vivere lo spirito delle favelas, abbiamo sentito testimonianze delle persone locali e la cosa più bella è stata la condivisione forte con le famiglie che ci hanno ospitato. Il segno dell'accoglienza, veramente dell'apertura del cuore delle persone locali nei confronti di tutti questi giovani, di tutti noi giovani che siamo qua. Anche la comunità che ci ospita qua a Niterói è veramente accogliente nei nostri confronti.